Termine di paragone. Raggio è uno dei miei maestri di VB. Che cosa bisogna fare per essere sinceri con se stessi? Commento. Per essere sinceri con se stessi, bisogna non fare di noi un termine di paragone, poiché il formulare un giudizio, una valutazione sul comportamento altrui, è quasi del tutto inutile. Impariamo dunque ad osservare gli altri così come si presentano a noi, magari cercando di scorgere nei loro comportamenti qualcosa di utile per noi, ma utile nel senso che possano esserci di stimolo per intraprendere quel cammino di sincerità che conduce al nostro intimo. Non barichiamoci mai dietro al comportamento altrui, perché se non siamo in grado di conoscere il nostro comportamento, in quanto non siamo capaci di essere sinceri con noi stessi, figuriamoci che cosa possiamo comprendere delle motivazioni che possono spingere un altro ad agire in un determinato modo. Siamo dunque comprensivi con tutti gli altri e intransigenti con noi stessi, come ripetono i maestri immateriali. E restiamo consapevoli che ricercare la via della sincerità verso noi stessi è certamente un compito molto difficile, ma può essere pieno di grandi gratificazioni.